Il luogo dell'incidente è diventato un posto della memoria. Nessuno ha dimenticato Denis Gendubi, il ventenne che ha perso la vita per un violento schianto contro un platano sul viale Carlo del Prete, a più di 10 giorni dal sinistro e a una settimana dal commosso addio sul sagrato della chiesa di San Vito, quel platano è diventato il simbolo della memoria. Parenti, amici e conoscenti hanno voluto lasciare un bigliettino, una foto, un ricordo o comunque un simbolo per ricordare Denis. E così che quello spazio davanti al centro commerciale Agrigarden è diventato luogo di ricordo e anche di curiosità per i passanti, che si interrogano, fra un sorriso e una lacrima, su chi non c'è più, scomparso per un tragico destino.